quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi dunque intendete la parabola del seminatore? Tutte le volte che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato nel terreno sassoso è l'uomo che ascolta la parola e subito l'accoglie con gioia, ma non ha radice in sé ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o persecuzione a causa della parola, egli ne resta scandalizzato. Quello seminato tra le spine è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e l'inganno della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato nella terra buona è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce ora il 100, ora il 60, ora il 30. Buongiorno a tutti e bentrovati. Nel Vangelo oggi Gesù ci dice come, quando la sua parola può portare frutto nella nostra vita. Perché lui dice che quando viene seminata questa sua parola, ecco che il maligno prova subito a strapparcela dal cuore. E allora il Signore dice: ci sono coloro che ascoltano la parola di Dio ma non la comprendono, e allora viene il maligno e appunto ruba subito questo seme e non dà possibilità a questo terreno di germogliare, di fiorire, di diventare un bel giardino. Poi ci sono coloro che ascoltano la parola, la accolgono subito con gioia, ma sono incostanti, e allora alle prime preoccupazioni, alle prime tribolazioni, ecco che si lasciano subito andare, quindi la parola di Dio non è riuscita appunto a trovare un terreno fertile. Poi ci sono appunto ancora coloro che ascoltano la parola di Dio, ma appunto hanno delle radici deboli, incostanti, e si fanno soffocare dalle preoccupazioni per le ricchezze di questo mondo. E poi ci sono invece coloro che ascoltano la parola di Dio e la comprendono, e allora fruttano il 30, il 60, il 100 per uno. Gesù parla di questo, Gesù parla appunto in forma di parabola. Ma cosa significa che ci sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la comprendono, e ci sono altri che appunto l'ascoltano e non la comprendono? Di che comprensione ci vuole parlare Gesù? Non ci sta parlando di una comprensione intellettuale della parola. Comprendere la parola significa comprendere che questa parola è davvero l'unica che salva. Lo ha capito San Pietro quando ha detto a Gesù: tu solo hai parole di vita eterna. Comprende la parola chi comprende appunto che la parola di Dio, che la parola di Gesù è l'unica che può portare frutto, è l'unica in grado di superare tutte le parole di questo mondo. Comprende la parola vuol dire anche chi la mette in pratica, ecco cosa vuol dire anche comprendere, cioè mettere in pratica. Io comprendo che questa parola di Dio è così grande, mi può portare lontano, mi può portare alla meta della mia fede, mi può portare alla salvezza, mi può portare davvero lontano, mi può portare su alte vette dei monti della mia vita. Allora io comprendo che siccome la parola di Dio può far questo, allora io sì, la metto in pratica, e non solo la gusto, mi gusto questa parola lettera per lettera, ma soprattutto entro nello spirito di questa parola. E noi dobbiamo fare così, anche quando ad esempio andiamo alla Santa Messa e ascoltiamo la parola di Dio, anche quando la meditiamo personalmente, in qualunque luogo, in qualunque modo noi l'ascoltiamo. Noi dobbiamo cercare di far questo, gustare questa parola, gustare e vedere com'è buono il Signore. Quando allora questa parola porterà frutto in noi, non quando ci faremo prendere da facili entusiasmi: sono contento, questa parola di Dio mi ha detto questo o quest'altro. No, noi davvero porteremo frutto, questa parola troverà terreno fertile in noi quando noi ci faremo carico di questa parola, quando noi davvero vorremo spendere la nostra vita per questa parola di Dio, quando noi comprenderemo che queste parole di Dio hanno vita eterna e orientano la vita eterna e ancora porteranno frutto, quando noi, oltre a metterle in pratica, vorremo anche difenderle e diffonderle queste parole, perché le parole di Dio, le parole che Lui ha pronunciato, le parole che ancora oggi pronuncia nel nostro cuore, nella nostra vita, sono parole uniche che noi non troveremo, noi non ascolteremo da nessuno.
Allora non facciamoci rubare il seme della parola, non facciamoci rubare Cristo dai nostri cuori. Vedete Dio quanto è grande. Già in un altro Vangelo aveva detto che chi lo seguiva, che chi appunto lo segue ancora oggi, ottiene 100 volte tanto e la vita eterna. E poi oggi questo Vangelo ci dice che chi ascolta la sua parola, la comprende, la mette in pratica, frutta il 30, il 60, il 100 per uno. Insomma, questo Dio ci dà sempre di più di quello che noi possiamo donare a Lui, di quello che noi possiamo donare agli altri. Allora sì, se noi faremo questo, anche quelle difficoltà, anche quelle prove della vita non saranno più distruttrici della parola di Dio, anzi saranno il concime, rafforzeranno il nostro terreno e la parola di Dio potrà germogliare. Quando succederà questo, lo ripetiamo, quando noi accoglieremo la grazia di Dio, quando noi la vivremo giorno per giorno e saremo disponibili a vivere questa parola e a vivere di questa parola, perché non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Buona giornata a tutti.